Ora bisogna sbagliare pochissimo, quasi niente, anzi niente, e se la quota salvezza ha subito un'altra oscillazione in su, allora servirà un'impresa, 6 punti da rosicchiare tra Chievo, Napoli, Bari e Lazio. Dobbiamo pensare a fare più punti possibile. Sicuramente la quota salvezza va oltre i 40, però come ho detto prima dipende da noi, anche se gli altri ci possono fare sempre un favore con i risultati. Purtroppo la sconfitta di Genova è figlia di un atteggiamento ingiustificabile. Un crollo imprevisto nel secondo tempo e una reazione attesa invano. Abbiamo perso un po' la testa, credo, dopo il terzo gol, perché abbiamo cominciato a non giocare più a calcio, a tentare di verticalizzare con palle lunghe. E c'è una differenza abbastanza grande tra Di Michele, Cedà e Calasde e Dainele con le palle lunghe, palle alte. Dovevamo mantenere sempre il campo, come ho detto prima, essere più corti e fare venire quella squadra per tentare di giocare contropiede, perché la caratteristica dei nostri attaccanti è la velocità. Da una squadra in lotta per non retrocedere, un'involuzione inaspettata, un segnale molto preoccupante. Con il Genoa è mancato il cuore, soprattutto la testa, e le scelte iniziali di De Canio c'entrano davvero poco. Preferenze basate su episodi che si potevano materializzare in partita. La squadra deve essere più veloce a capire che non è soltanto un giocatore che può cambiare di ruolo, è la squadra che cambia tatticamente, deve essere veloce, deve essere, capire il segnale che manda l'allenatore di fuori, deve essere più scaltra in queste. Sicuramente contro il Genoa siamo stati, sì, non siamo stati bravi, no, per il cambio tattico, prima già, perché abbiamo commesso degli errori di ingenuità. Ritrovare entusiasmo e andare a Verona con lo spirito giusto, ecco i primi due obiettivi della squadra. Lecce è una squadra che ha dimostrato che in momenti più difficili è uscito fuori, quindi sono molto fiducioso. Non voglio deprimermi perché è un po' l'ambiente leccese. Io sono tanti anni che sto qua, si passa dall'esaltazione alla depressione in pochissime settimane. 2 settimane fa eravamo salvi, ma adesso siamo retrocessi. Quindi. Non semplice perché ora potrebbe subentrare quell'ansia da risultato che a Genova non c'era quasi alcun motivo di temere contro una squadra che ormai lotta per non far arrabbiare il proprio presidente e che ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo. Di fronte ci sarà un Chievo non ancora al sicuro e una sconfitta contro il Lecce inguaierebbe la formazione di Pioli che affronterà nelle ultime 3 giornate Juventus, Udinese e Palermo, tutte chiamate a lottare fino all'ultima giornata per un posto in Europa. Più abituato della Sampdoria a fare questo tipo di campionato. Una squadra forse meno bella da vedere, molto più efficace, solida. Quello che è la sensazione che mi ha dato il Chievo in questo campionato. Al Bentegodi non saranno disponibili Ferrario e Sini, quest'ultimo in nazionale Under 19 ha riportato una contrattura all'adduttore lungo. Da valutare le condizioni di Bertolacci, ma il centrocampista non sarà rischiato se non recuperato completamente.